Allora, 10 ottobre 2016 d.C., io sono il professor Marini e stiamo per assistere a una lezione realizzata dagli studenti di cui non ricordo il nome, quindi chiameremo tutti Salvatore. Salvatore? Salvatore, e tu? Salvatore. Allora, 1, 2, 3, prego. Quindi il clima diventa freddo, umido e piovoso. Poi per quanto riguarda i paesi, per esempio in Inghilterra si abbandona la vinicoltura, che è appunto una cultura dei vini che non si poteva più fare per via dell'uva che non maturava più, questo sempre per colpa del clima, e questo provoca una carestia. Questa carestia appunto il cibo scarseggia, quindi le persone diventano più soggette anche alle malattie perché c'è l'indebolimento degli organismi. Sì. L'epidemia della peste che si sviluppa dal 1347 al 1350, quindi più o meno la metà del 1300, ci sono due tipi di peste. Abbiamo la peste bubonica e la peste polmonare. Ah, la peste bubonica è la peste che causa tra il 40 e il 60% delle morti, quindi la contagiata tramite le pulci di rato, quindi si contagiava da roditore a uomo, mentre la peste polmonare causa il 5% delle morti. È appunto una peste che si contagiava tra gli uomini con la saliva. Questa è la diffusione della peste in tutta l'Europa, per varie date. In pratica la peste si tratta di un'epidemia, in pratica come un po' tutte le malattie. Se non si hanno difese immunitarie adeguate è più facile contrarla ed essere più devastanti i danni subiti dalla malattia stessa. Teoricamente, infatti, il contagio di malattie è dato dall'incontro tra popolazioni che erano state separate per anni, come ad esempio successe tra l'impero romano e i popoli orientali intorno al secondo secolo d.C. È entrato in contatto dei vari popoli, crea sempre appunto la trasmissione di malattie che, mentre nel caso di un popolo sono abituali e non provocano grandi danni, per l'altro popolo possono provocare grandi epidemie, come appunto la peste. La peste arrivò, come diceva Andrea, tra il 47 e il 50 del XIV secolo. E colpì tantissime grandi città, come ad esempio Londra, Parigi, oppure anche la Svezia, Danzica. Alcune grandi città però, come ad esempio Milano e Gand, non furono colpite. E gli studiosi, ci sono alcuni studiosi che affermano che queste città non furono colpite perché il gruppo sanguigno dei cittadini che abitavano in queste città era il gruppo sanguigno B con RH negativo e quindi non erano particolarmente recettivi al morbo che trasmetteva la peste. Sempre altri studiosi invece affermano che questa conclusione insomma, è insensata perché non avrebbe senso che invece sempre nelle stesse città sono contagiate solo pochi decenni dopo. Ad esempio Milano fu risparmiato tra il 1347 e 1350, ma fu colpito nel 1361. Per quanto riguarda invece il tasso di mortalità, questo varia da zona a zona e tende ad essere più elevato in zone più urbanizzate, poiché è più facile contrarre la malattia. In zone infatti come l'Inghilterra, che all'epoca non era molto urbanizzata, si aveva un tasso di mortalità tra il 20 e il 25%, mentre in città come Siena, Palermo, che all'epoca erano molto urbanizzate, oppure anche la Borgogna, si aveva un tasso di mortalità anche tra i 40 e i 50. La peste nel corso dei secoli non scomparì quasi mai dall'Europa fino al XVIII secolo. Infatti troviamo epidemie come la peste di Marsiglia del 1720, la peste di Messina del 1743 e quella di Mosca nel 1770. È definitivamente sconfitto solo quando si è scoperto il bacillo
bacillo che appunto dava vita alla malattia, ossia il Yersinia pestis, che fu scoperto in Giappone nel 1894. Inoltre la peste non colpì più in modo come pandemia, ossia come epidemia generalizzata, ma colpì sempre in zone e luoghi diversi, anche dove aveva già colpito in precedenza, come nei Paesi Bassi tra il 1400 e il 1400. Ok, data la fase fredda prima della peste, i grossi cambiamenti climatici sono stati colpiti principalmente i terreni coltivabili, anche dato il calo demografico, le terre erano sempre meno appunto popolate e coltivate dai contadini, che decisero di migrare verso le città, poiché la maggior parte appunto delle morti che diceva Simone si concentrava nei centri urbanizzati. I contadini vedevano queste morti, diciamo, come la possibilità di trovare un nuovo lavoro. Infatti le terre erano abbandonate e la produttività era diminuita tantissimo. Praticamente si fissò una sorta di nuovo orario lavorativo che non coincideva più con quello della chiesa, ma appunto una sorta di nuovo orario che era quello del mercante, che era diciamo accompagnato all'inizio dell'orologio. Città erano molto più frenetiche, eccetera. Praticamente, nonostante l'abbandono dei campi e la diminuzione enorme del cibo, dei liberi in generale, portassero dunque all'aumento dei prezzi, e anche all'aumento della vita in generale in città, ciò non chiede problemi alle persone importanti dell'alta borghesia a lasciare comunque quei prezzi e a chiedere sempre la stessa quantità di cibo e di alimenti a coloro che la coltivano, anche se non sempre meno. Dunque ciò porta a varie rivolte sociali che diedero, oltre alla peste, diedero ancora più problemi, poiché ogni volta che c'era bisogno di produrre cibo le rivolte non lo consentivano, dato che ad esempio il pane, che era l'alimento principale, doveva essere prodotto praticamente in maniera giornaliera, ma con tutte le rivolte che avvenivano non era più possibile farlo. Dunque la gente continuava anche a morire di fame da un certo punto di vista, sotto un certo punto di vista. Ad esempio anche l'allevamento ovino e bovino, che era importante perché produceva la carne, eccetera, veniva sempre più abbandonato. Tutto questo soltanto per poter, diciamo, vivere una vita secondo loro migliore, utilizzando appunto la vita del mercante, non più quella dei contadini, che era stata appunto abbandonata. I rapporti tra signori e contadini, come ci cito, non andavano sempre a peggiorare, perché comunque alla fine i signori vivevano sempre con un certo stile di vita, poiché si facevano sulle spalle delle persone, che quelle poche persone che avevano nei campi. I conflitti sociali, l'ha detto. Ah, vabbè, sì, i conflitti sociali. Dato che tra la peste, in questo periodo vi fu anche diverse guerre, i campi, sempre per via dei campi coltivati, che erano comunque pochi, le guerre, gli eserciti dovevano essere sfamati in un modo o nell'altro. Generalmente gli eserciti non si preoccupavano molto del fatto della vita del contadino, degli abitanti. Dunque preferivano entrare nei campi coltivati e razziare quello che potevano razziare, lasciando appunto coloro che ci lavoravano al limite, praticamente, magari neanche tanto per sopravvivere. E ciò che appunto è una sorta di ciclo che non poteva essere chiuso, perché finché loro non davano la roba di alimenti ai signori, i signori dovevano aumentare i prezzi. Dunque la vita diventava sempre più cara, e diventando sempre più cara loro dovevano sempre lavare di più, ottenendo sempre di meno. E quindi, nonostante, dato che c'era l'arrivo della peste, la carestia, loro ottenevano poco e niente. Basta. Finito? Sì. Vabbè, vuol dire anche che ci furono varie rivolte, le più importanti sono il Tumulto dei Giunti del 1378 a Firenze, la Chiacchierie del 1358 in Francia, e anche la rivolta dei contadini e dei cacciatori in Inghilterra nel 1381. Quest'ultima è molto importante perché proprio oltre ai contadini si aggiunsero anche i predicatori, i cosiddetti gollati, tra i quali ad esempio troviamo anche John Ball,
I predicatori significano i contadini, perché in pratica affermavano che non c'era motivo per cui ci dovevano essere i più ricchi, i più poveri, ci dovevano cose grandi, cose piccole, perché tutti venivano da una nostra discendenza, ossia quella di Adamo ed Eva. E l'unico modo per ripristinare la parità di condizione era quella di combattere. Bravi, finito? Complimenti, applauso.